Allora, siamo qua con Senit, che ringraziamo per la partecipazione. Senit è stata praticamente una delle prime, anzi la prima, a confermare la partecipazione del 2021, perché l'ha fatto praticamente direttamente in diretta nel corso dello speciale che è stato realizzato Eurovision Shine Light. Io parto. Intanto, quanto ti dispiace non aver portato quel brano? Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Lo ricordo che San Marino mi ha riconvocata dopo esattamente 9 anni, quindi quest'anno, sì, sarebbero passati 9 anni perché era il 2011, credo, giusto? Esatto, sì. Ricordo dalla mia esibizione per San Marino a Eurovision e quindi ero stracarica e strafelice di tornare a mettermi in gioco. Avevo per l'occasione, perché nel frattempo ho studiato, sono cresciuta artisticamente, mi sono anche un Sì, po'. abbiamo visto anche a All Together Now. Esatto, mi sono anche allenata in Sì. questi anni di assenza ad Eurovision e ho preparato questa canzone che secondo me era la canzone perfetta per quel palco. E quindi sì, quando ovviamente hanno dato la cancellazione mi sono buttata a terra a piangere come una bambina, ma fondamentalmente ero dispiaciuta per non poter appunto esibire, perché non sarei potuta andare a Eurovision, ma soprattutto perché quando fortunatamente mi hanno riconfermato la canzone doveva obbligatoriamente essere un'altra. Ci sta. Ah, perché abbiamo preso un anno, buttato via e si ricomincia da capo. Però sì, peccato perché era la canzone giusta per Eurovision. Però sai, mi è andata bene in ogni caso, perché non so se lo sai e mi piace sempre raccontarlo. Freaky è la canzone sulla playlist ufficiale di Eurovision 2020 su Spotify, più ascoltata, la più streamata, la più ascoltata tra tutte le canzoni di Eurovision. Quindi dai, sono molto, molto. No, è una grande cosa, a livello di streaming è davvero una bella cosa. Poi non so se sarebbe successa la stessa cosa se fossi stata in gara, però è una bella soddisfazione. Sì, tra l'altro, sempre grazie a questa canzone è nata una collaborazione con Luca Tomassini e hai portato avanti con questa Dance for Pangea, è una sorta di challenge, possiamo definirla così. Sì, è nata grazie anche a Luca Tommasini, è nata l'idea di creare diversi challenge, partiti proprio con Freaky, quindi con la Freaky Dance, dove abbiamo ballato e abbiamo sostenuto la causa di Freaky, ovvero l'espressione più totale di questa, della libertà più assoluta, lo sfogo più totale nonostante il periodo disagevole che stiamo ancora e tuttora attraversando. E poi il Freaky Trip to Rotterdam, quindi questo viaggio che ogni mese con Luca attraverso video e canzoni riarrangiate di cover famose appunto di Eurovision stiamo mantenendo e nutrendo i fans. E poi il Dance for Pangea che è in chiusura di questo funesto 2020 per continuare a sostenere la nostra iniziativa a favore della violenza contro le donne che subiscono a casa in situazioni appunto domestiche e i piccoli ospiti che sono i figli che indirettamente subiscono abusi appunto in casa. Quindi c'è sempre un desiderio di aiuto, di sostegno, di coraggio attraverso la musica. E con Luca ho legato tantissimo e è nata una bellissima alchimia lavorativa che poi è diventata umana, perché ovviamente abbiamo legato anche come persone, e mi sosterrà fino all'anno prossimo. Quindi stiamo già lavorando su tanti progetti, compreso Eurovision 2021. Insomma, si sono aperti tanti bellissimi canali. Ecco, Dance for Pangea, ricordiamo che è una challenge, ma è anche una raccolta benefica, no? Perché per ognuno che posterà su Instagram il video con la danza verrà donato un corrispettivo, no? Esatto, verranno donati 100 euro con Luca. Fortunatamente, come dicevo, in questo anno funesto siamo riusciti a fare tantissime cose, grazie alle quali abbiamo anche preso un po' di soldini e quindi abbiamo deciso di devolvere i nostri ricavati a questa fondazione Pangea che oltre a lavorare appunto con le donne, a contribuire all'aiuto per le donne e anche per i bambini, fa tantissime altre attività. E io l'ho conosciuta grazie a Luca, perché Luca già la sosteneva da tempo.
Abbiamo coinvolto amici e colleghi che gratuitamente si sono espressi con noi attraverso queste coreografie che abbiamo postato appunto su Instagram. Quindi l'unica cosa da fare è ballare divertendosi, e noi automaticamente doniamo parte dei nostri ricavati di questo maledetto anno, sperando poi di riuscire a dare un grande contributo appunto a tutti gli amici di Pangea. Ma stiamo andando molto bene, molto bene. Come dicevo in apertura, siamo stanchi, siamo tutti stanchi, è una situazione davvero stressantissima quella che stiamo vivendo attraverso questo disagio del Covid, però continuiamo a essere battaglieri e guerrieri. Io poi sono una valchiria, quindi si va avanti a testa alta. Beppe, sì, hai parlato prima delle cover, e hai realizzato questo percorso di avvicinamento all'Eurovision, e tra le ultime citiamo quella di Salvador Sobral, un brano che diciamo è l'esatto opposto rispetto al brano che avresti portato in gara in quest'anno tremendo. No, ma infatti lo dico sempre, perché probabilmente non è abbastanza, si capisce poco, ma lo capisco la difficoltà, il motivo per il quale diventa annichilente questo lavoro sul web. Con Luca abbiamo deciso di fare un percorso parallelo alla mia carriera da solista, percorrendo tutti i brani semplicemente perché non c'è modo di andare in giro e cantarli. Quindi ci siamo inventati questo freaky trip dove in maniera un po' freaky prendiamo dei pezzi di canzoni appunto conosciute di Eurovision e le rielaboriamo con un tocco un po' freaky, ma non è non nascerebbe da un mio gusto musicale. È ovvio che sono canzoni che mi piacciono, che ho ascoltato, però cerco di farle un po' mie con un arrangiamento, tra l'altro aiutandomi da due grandi produttori che al momento, con il quale al momento sto lavorando, che sono Carpa e Riganò, e poi con Luca Tommasini che mette il suo tocco sul video. Quindi mi sono divertita e mi sto ancora divertendo, perché è un viaggio che andrà avanti fino a giugno del 2021. Cioè io farò l'ultimo video di questo freaky trip post Eurovision. Quindi sarà anche una bella novità, perché tra l'altro si sta pensando di far scegliere a voi da casa, a voi followers, insomma, il video che poi concluderà questo freaky trip. Però sai, sono canzoni scelte senza nessuna strategia, a sentimento. Io mai avrei pensato di cantare la canzone in portoghese di Salvador, però è una sfida, mi sono divertita, perché è un modo per continuare a coccolare, a nutrire questi fans di questo Eurovision orfano che c'è stato questo 2020. E sta piacendo, difficile, però sta piacendo. Senti, io voglio tornare un attimo alla prima partecipazione, no? Del 2011. Io personalmente apprezzai molto quella canzone. A me piaceva perché aveva, diciamo, questo stile molto particolare. Era una ballad, ma insomma, allo stesso tempo si sentiva che c'era un tocco di italianità. Radiosa Romani era l'autrice del brano, che poi ho avuto occasione di intervistare. Lì, secondo te, che cosa non ha funzionato? Allora, io ero più giovane, ero ignorante, nel senso proprio ignoravo Eurovision da italiana media, perché lo ricordo, io gareggio per San Marino, ma sono italiana, e già all'epoca l'Italia era fuori da Eurovision da parecchi anni, e io la kermesse la conoscevo pochissimo. Quando San Marino mi invitò, e pensai che era un'occasione come un'altra per promuovere un brano davanti a tante persone, ma non avevo capito bene il meccanismo, quindi sicuramente ci sono andata con fare anche un po' superficiale. Poi mi ricordo che quando sono atterrata a Düsseldorf, perché era in Germania, quell'anno, rimasi a bocca aperta perché non avevo capito che era una macchina da guerra bestiale. Quindi sicuramente anche la scelta della canzone, mi sono fatta un pochino consigliare, nonostante la canzone sia meravigliosa e sia andata anche molto bene, mi sono anche molto divertita, però ero molto impaurita, ero molto acerba e non mi sono espressa al 100-150%. Diciamo che, come dicevo in apertura, mi sono preparata in tutto questo tempo e mi sono convinta che per me può funzionare sì una ballad, ma senz'altro riesco a essere al 100% con una bellissima up tempo, perché mi piace ballare, mi piace coinvolgere, interagire, mi piace darmi nel modo più eclettico e più completo. Quindi sì, io ero pronta per questo 2020, ma riuscirò comunque a fare, spero, una bella figura nel 2021, perlomeno a portare San Marino in finale, almeno me lo auguro.
Quindi adesso per questo prossimo Eurovision 2021, oltre a un po' di consapevolezza in più di questo concorso, che altro porti con te? Beh, sicuramente, esatto, tanta consapevolezza, tanta determinazione. Ho un San Marino anche molto agguerrito perché abbiamo entrambi voglia, sia io come cantante che come delegazione che mi sostiene, che mi ha sostenuto, di arrivare belli combattivi. E poi ho un team eccezionale che è vero, funziona tanto la musica, cioè bisogna avere anche il pezzo giusto, però devi avere una squadra dietro che ti sostenga anche molto bene, sia a livello digitale che a livello anche creativo di team come Luca Tommasini, come scene, come tutto. Quindi, secondo me, qualcosa di più del 2011 riuscirò a portare. Senti, un paio di domande, diciamo, al di fuori di questo tema eurovisivo. La prima, tu sei uscita nel 2017 con un EP, no? Se non sbaglio. Il tuo ultimo lavoro completo risale al 2009. Su questo fronte come siamo messi? Siamo messi che quest'anno, subito dopo Eurovision, sarebbe uscito un altro EP che abbiamo deciso di posticipare anche perché sono state cancellate diverse situazioni, vedi, di tour, di date. Abbiamo deciso di stoppare, frizzare per un altro anno e quindi a fine maggio, subito dopo Eurovision, uscirà un album. Che stiamo cercando di impacchettare, che conterrà appunto Freaky, Breathe, la versione Breathe remix con Benassi, per la quale adesso sono in promozione e sta andando anche molto bene. Poi ci sarà sicuramente il brano nuovo di Eurovision e anche altre piccole chicche, sulle quali stiamo lavorando. Senti, l'altra questione, non posso non chiederti da cantante e da interprete un parere sulla lista che è uscita del Festival di Sanremo, che ne pensi? È una strana lista dei big, ma come dire, io ho scritto sui social che oggi il mondo musicale è quello. Sì, purtroppo hai detto bene. Io pensavo e speravo Amadeus si, tra virgolette, evolvesse a livello di cantanti, però ecco, adesso è andato, secondo mio parere, un po' troppo dall'altra parte, perché è vero che è un Sanremo giovane, un Sanremo nuovo, è un Sanremo fresco e attuale, però ecco, se mi lasci soltanto Orietta Berti, cioè un po' mi manca il big della situazione. Poi io guarda, parlo da profana e sicuramente chi mi ascolterà mi odierà anche, però io ci sono molti, molti nomi che non conosco, perché sono davvero molto giovani o sono persone che sui social sono molto forti. Io sono un po' acerba su questa cosa qua, però vediamo come andrà. Mi fa piacere che ci sia sempre Fiorello, che secondo me riuscirà a tenere alta la qualità anche a livello come dire, di ironia, però musicalmente abbiamo fatto un po' troppo dall'altra parte. Mi sarei aspettata una lista un pochino più equa, contenta per Annalisa, contenta per anche gli stessi Måneskin, che secondo me non avevano neanche tanto bisogno di farsi il palco di Sanremo, però ecco. Speravo ci fosse qualche altro nome. Beh, per te per il finale, per concludere. Sì, ti faccio un'ultima domanda, giusto così per chiudere in bellezza. Se hai avuto modo di ascoltare i brani Ara nel 2020 all'Eurovision, c'è uno che ti piace particolarmente, il tuo preferito, o se Sì, anche ce più ne di uno? Il livello si è alzato parecchio. Il pezzo che ho preferito e che preferisco ancora tuttora, escludendo Freaky, ovviamente, è il pezzo dell'Islanda, che tra l'altro è un gruppo che non conoscevo, molto bravi. La canzone mi è piaciuta molto, molto orecchiabile, con dei suoni Andando molto sottili. fortissimo anche alle nostre radio. Esatto, davvero, davvero molto forte. Poi mi sono piaciuti i russi, mi è piaciuta anche la canzone, anche quella della Spagna. Il livello era molto, molto alto. Quindi, guarda, probabilmente meglio così che non ci sia stata Eurovision. Chissà, magari avrei rischiato. No, guarda, non lo so, non te lo so dire. Però, dai, ecco, rispondendo alla tua domanda, la canzone è quella dell'Islanda. Allora, tanto ti chiudo portandoti saluti di un caro amico comune che è di Anselmi.
numero due della delegazione italiana e tuo mentore a il piccone di San Marino, veramente, di questa mia esperienza di Eurovision. Infatti non lo ringrazierò mai abbastanza. Nonché tuo concittadino, tra l'altro. Sì, tu sei quasi a casa, perché abitiamo nello stesso comune. Io ti ringrazio da parte mia, da parte di Beppe di Euromusica. Insomma, ci diamo appuntamento all'annuncio a questo punto del brano. Esatto. Dobbiamo aspettarci una Zenith Dance ancora una volta. Una Zenith? Dance ancora una volta. Sto cercando di trovare un compromesso, ma questo non solo per il genere musicale, ma anche per la lingua. A me piacerebbe anche qualche parolina in italiano, però sto lavorando con produttori e autori che stiamo facendo diversi brainstorming, adesso vediamo. Però è probabile che ci sia un compromesso tra un uptempo e una soft uptempo, potrebbe essere. Ti ringraziamo e allora grazie. Alla prossima occasione. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Ciao.